Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia intitolata Il tesoro nascosto. Ai giovani che venivano a lui per la prima volta, Rabbi Bunam, cioè maestro Bunam, era solito raccontare la storia di Rabbi Eisik, figlio di Rabbi Jekel, di Cracovia. Dopo anni e anni di dura miseria, che però non avevano scosso la sua fiducia in Dio, questi ricevette in sogno l'ordine di andare a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte che conduce al palazzo reale. Questo sogno si ripeté più volte. Dopo la terza volta, Eisik si mise in cammino per raggiungere a piedi Praga. Ma il ponte era sorvegliato giorno e notte dalle sentinelle ed egli non ebbe il coraggio di scavare nel luogo indicato. Tuttavia tornava al ponte tutte le mattine, girandovi attorno fino a sera. Alla fine il capitano delle guardie, che aveva notato il suo andirivieni, gli si avvicinò e gli chiese amichevolmente se avesse perso qualcosa o se aspettasse qualcuno. Eisik gli raccontò il sogno che lo aveva spinto fin lì dal suo lontano paese. Il capitano scoppiò a ridere. «E tu, poveraccio, per dar retta a un sogno sei venuto fin qui a piedi? Ah, stai fresco a fidarti dei sogni! Allora anch'io avrei dovuto mettermi in cammino per obbedire a un sogno e andare fino a Cracovia, in casa di un ebreo, un certo Eisik, figlio di Jekel, per cercare un tesoro sotto la stufa. Eisik, figlio di Jekel, ma scherzi! Mi vedo proprio entrare e mettere a soqquadro tutte le case in una città in cui metà degli ebrei si chiamano Eisik e l'altra metà Jekel», e rise nuovamente. Eisik lo salutò e tornò a casa sua e dissotterrò il tesoro con il quale costruì la sinagoga intitolata Scuola di Reb Eisik, figlio di Reb Jekel. Ricordati bene di questa storia, aggiungeva allora Rabbi Bunam, e cogli il messaggio che ti rivolge. C'è qualcosa che tu non puoi trovare in alcuna parte del mondo, eppure esiste un luogo in cui la puoi trovare. Il maestro divenne famoso mentre era ancora in vita ed era talmente stimato che raccontavano che persino Dio stesso una volta avesse cercato il suo consiglio, dicendogli: «Voglio giocare a nascondino con l'umanità. Ho chiesto ai miei angeli quale sia il posto migliore per nascondersi. Alcuni dicono le profondità dell'oceano, altri la vetta della montagna più alta, altri ancora la faccia nascosta della luna o una stella lontana. Tu cosa mi consigli?» Rispose il maestro: «Nasconditi nel cuore umano, è l'ultimo posto a cui penseranno». E tu, che cosa stai cercando? Chi stai cercando? Dove lo stai cercando? Sant'Agostino avrebbe detto: «Tardi ti amai, bellezza tanto antica. Io invano ti cercavo fuori di me e tu eri dentro di me». Che il buon Dio ti benedica.